Buonasera a tutti, mi fa piacere vedervi qua, mi fa piacere vedervi anche numerosi, dato l'argomento che non è dei più facili, diciamo. Mi presento brevemente, Giovanni Cianti, io praticamente ho lavorato tutta la vita nella comunicazione e quindi sono arrivato in questo modo a conoscere tutti i codici, tutti i sistemi, tutte le tecniche della comunicazione, cosa che mi ha reso molto facile, relativamente facile, questo lavoro che poi ho fatto successivamente di divulgazione scientifica. Premesso che mi baso unicamente su ricerche scientifiche accreditate e documenti istituzionali o storici, quindi non c'è niente di personale, le informazioni che io vi porto, ve le porto diciamo in quanto frutto di uno studio, non in quanto opinione mia, potrei anche pensarla diversamente. E poi sono sempre criticabili e tutti possiamo sbagliare, quello è chiaro. Nei miei saggi di solito ad ogni affermazione corrisponde un riferimento, una bibliografia di uno studio, di una ricerca, di un documento ben preciso. Quindi chi vuole poi successivamente approfondire quanto è stato detto lo può fare perché trova tutti i riferimenti. Detto questo, volevo fare due comunicazioni di servizio, ma brevissime e veloci, poi cominciamo. La prima comunicazione di servizio è questa, esattamente questa, che io vi dirò delle cose spiacevoli. Mi dispiace, non sono qui per condiscendere nessuno. Allora, se voi siete tutti presenti, dimostrate sicuramente una cosa, che avete dei dubbi su quella che è la narrativa ufficiale a livello di massa, e qualche dubbio, qualche domanda ve la siete fatta. Voi sapete che accanto alla narrativa ufficiale c'è una contronarrativa, quelli che una volta si chiamavano complottisti, novax, c'è tutta una categoria infinita, demonizzati dalla parte opposta ovviamente per tanti motivi. In genere queste persone della contronarrativa mi fanno questo discorso in sintesi. Loro, il sistema, brutti e cattivi, vogliono solo il vostro male. Noi che siamo belli e buoni vi spieghiamo qual è la realtà della situazione. Non sempre ci azzeccano, spesso mescolano effettivamente delle teorie molto discutibili, per cui li rendono anche meno credibili, diciamo, da un certo punto di vista. Però tutti concludono in un modo, noi vi riveliamo la verità come se fosse Cristo in terra e così vi salviamo. E purtroppo io devo fare un discorso oggi che dice il destino dell'umanità è segnato, non lo cambia nessuno. Non è un caso che da 10.000 anni a questa parte tutto si ripete ciclicamente e la nostra condizione non è migliorata da nessun punto di vista. Sì, c'è tanta tecnologia in più, però fine lì, non c'è altro. L'altra comunicazione di servizio che volevo fare è quella che riguarda la censura. Adesso ve lo illustro meglio. Praticamente c'è in Italia, ma un po' in tutto il mondo occidentale, un clima fortissimo di intolleranza a tutti i livelli, che si esplica in vari modi. Io vi faccio alcuni esempi per spiegarvi come mai ho pensato di fare questo tour, diciamo, sul territorio, perché certe cose non mi è consentito dirle né su YouTube, né sui social, né attraverso i mezzi che io riesco a raggiungere. Vedete, queste sono leggi, non sono discorsi. Il Canada sta considerando l'arresto domiciliare per le persone che commettono reati odiosi. Cosa vuol dire reati odiosi in inglese? Hate speech. Vuol dire che se io critico qualcosa del sistema, incito le persone all'odio e quindi alla violenza. Ma questo è, se qualcuno conosce Orwell, il suo romanzo più famoso, è lo psicoreato. Cioè io prima lo devo commettere un reato, non mi puoi punire perché ho pensato qualcosa o divulgo qualcosa, anche perché la Costituzione sulla carta ancora ci tutela, articolo 21, no? Della cronaca. Voluta da Macron, anche in Francia con la scusa dell'odio passa la legge Bavaglio, siamo allo stesso punto.
La legge si chiama legge AVA dal parlamentare che l'ha proposta e chiede a tutte le piattaforme online di censurare i contributi degli utenti. Ecco, questa è un'altra drittata che loro hanno fatto, è quella di privatizzare la censura. Cioè non ti censura più lo Stato, ti censura Facebook. E il risultato poi è lo stesso. Anzi. E questo è il European Service Act, che appunto stabilisce che i canali e le piattaforme che divulgano un certo tipo di pensieri e di opinioni saranno severamente multati. Si parla addirittura del 4% del fatturato. Qui in Italia abbiamo la famigerata legge Zan, che ancora non è stata completamente approvata, ma va nella stessa direzione. Addirittura la Francia, guardate, questo è terribile secondo me. Se tu in Francia critichi i vaccini che lo Stato raccomanda, loro l'hanno chiamata emendamento Pfizer, perché è a favore delle case produttrici dei vaccini, e prevede fino a 3 anni di carcere e a 45.000 euro di multa. Cioè, alla prossima epidemia o supposta tale, se lo Stato dirà vaccinatevi di nuovo tutti, eccetera, eccetera, qualcuno dice ma veramente non mi risulta che corrisponda neppure alle ricerche scientifiche, perché questa cosa non esiste, in Francia puoi andare in carcere fino a 3 anni. Quindi guardate un po' questa cosa com'è terrificante, almeno ai miei occhi. E poi c'è una cosa che si chiama politicamente corretto, tutte le ideologie attuali, MeToo per esempio, la cancel culture, eccetera, eccetera, che diffondono nelle persone attraverso il linguaggio, cambiando la lingua, cambiano il pensiero della gente. E quindi che vi posso dire? Se una volta si poteva dire handicappato a cuor leggero, adesso ci pensiamo tutti le volte. Dice, no, lo posso dire, dirò diversamente abile, che non vuol dire niente, perché forse handicappato rendeva più l'idea. Però già nella mente mi hanno condizionato, già il mio pensiero è cambiato e si potrebbe andare avanti per chissà quanto tempo su questa direzione. Questo per chiarire come mai sono qui stasera a parlare con voi, perché non ho altre possibilità. Allora, entriamo in argomento, andiamo veloci, perché io ho tanto materiale, poi se no... Questa pittura è stata eseguita da Geronimo Bosch a cavallo tra il 1400 e il 1500 e raffigura l'inferno. Adesso è molto confusa perché c'è un sacco di personaggi. Io penso che questo pittore fosse un pittore maledetto, nel senso che tutte le sue opere sono di questo tono. Cioè ci sono esseri deformi, ci sono mostri, ci sono demoni, ci sono scheletri, cioè questo era ossessionato da quel mondo particolare, però a mio giudizio rende abbastanza correttamente quella che è stata la storia della civiltà umana. Civiltà umana, non dell'esistenza dell'uomo, che sono due cose completamente diverse. Questa è la situazione che si è venuta a cambiare 10-12.000 anni fa con la famosa rivoluzione neolitica, con la rivoluzione agricola, quando abbiamo cambiato economia e quindi è cambiata la società, è cambiato tutto per noi. E siamo stati, poi ve lo dimostro, addomesticati. Allora, invito solo a riflettere un dato di fatto. Miseria, oggi più che mai. Carestie, in tante parti del mondo sì. Malattie, se ne parla. Guerre, ce l'abbiamo a casa. E guardate che di questi eventi noi siamo stati sempre vittime, mai protagonisti, perché loro ci abituano a pensare per leader. Napoleone, Alessandro Magno, Vittorio Emanuele, Garibaldi, Carlo Marx, cioè sembra che tutto nasca da una persona che una mattina si alza e dice voglio fare il condottiero, voglio fare il conquistatore o voglio fare la rivoluzione. Come dimostro nei miei saggi, tutti questi passaggi della storia sono stati prima preparati per portare la mandria, come la chiamo io purtroppo, o le masse ad accettare. Spesso molto gradualmente, talvolta come con la recente pandemia o
statale in maniera molto feroce e molto repentina. Quindi l'invito mio è quello di fare un salto quantico. Cosa vuol dire salto quantico? Allora, voi sapete che la fisica tradizionale, quella che era arrivata fino al 1800 circa, si occupava dei fenomeni naturali che avvengono nel mondo macroscopico che noi possiamo percepire, o addirittura nel mondo dello spazio, del cosmo, quindi le stelle, le galassie e così via. Poi alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, si è cominciato ad esplorare il mondo che sta dall'atomo in giù, e quindi le particelle, le stringhe, eccetera, eccetera. E è cambiato completamente tutte le leggi della fisica. Non sono più le stesse in quell'ambiente. Mentre nel cosmo, come sulla Terra, c'è una forza di gravità, c'è la velocità della luce, c'è la materia, c'è l'energia e così via, a livello infinitesimale subatomico si è scoperto, per esempio, che probabilmente gli elettroni non sono particelle, o sono particelle ma sono anche onde di energia e così via. E quindi si è aperto degli scenari completamente nuovi, ci spingono un po' a riflettere su quella che è la nostra natura e tutte le conseguenze. Ecco, nel discorso relativo a noi esseri umani bisogna fare questo salto, mi spiego meglio, con questo concetto. Io credo che l'ideologia più perversa che ci viene instillata fin dalla nascita sia quella dell'antropocentrismo, e cioè che noi umani siamo diversi, siamo gli unici esseri intelligenti, dobbiamo dominare la natura, dobbiamo utilizzare e sfruttare tutti gli altri animali. Questo ci viene ripetuto dalle elementari per tutta la vita e ce lo portiamo dietro come un bagaglio pesantissimo. Ma questo ci fa perdere il contatto con la realtà, perché la realtà effettivamente non è così. Noi stiamo scoprendo, per fortuna, oggi più che mai, e chi già aveva a che fare col mondo animale se n'era reso conto, stiamo scoprendo per esempio che anche gli animali, ma non solo gli animali, anche gli uccelli, anche i mammiferi, anche addirittura i batteri, hanno emozioni. Non si sa se hanno sentimenti, sicuramente hanno emozioni della identica stessa natura nostra. Tutti rispondono a un principio di dualismo che si chiama piacere e sofferenza. Si è scoperto che addirittura i batteri rifuggono il dolore e cercano il piacere. Perché? Perché sono esseri viventi, e tu non puoi essere un essere vivente se non sei anche senziente, se no sei un pezzo di sasso, sei la roccia. Ma in quanto viventi tutti siamo senzienti, e da questo presupposto anche bisognerebbe prendere atto per avere semplicemente un po' più di umiltà e accettare il discorso che adesso io vi vado a fare, che è un discorso basato esclusivamente sulla realtà. Io mi immagino che il genere umano si possa simboleggiare tranquillamente in questa fotografia. Ve l'ho detto, vi facevo male. Allora, immaginate un capannone con 10-20 mila galline, di quelli da allevamento terribili, no? Il proprietario ha questi animali. E come, perché li alleva? Per produrre reddito. Questo è il punto di partenza, il punto base. Il proprietario vuole guadagnare su questi animali. Ora succede magari, fo degli esempi, che siccome questi animali vivono in terribile promiscuità, spesso fra compagni morti o comunque con gli escrementi degli altri animali e così via, facilmente si infettano e si ammalano. Io che sono proprietario non me lo posso permettere perché perdo reddito. E allora li vaccino tutti. Chiedo il permesso ai colli di vaccinarli? Lo fa, punto e basta. Oppure, cosa posso dare di cibo a questi polli perché mi producono più uova e più carne possibile e che io spenda sempre meno? E lì ci sono queste miscele che danno agli animali. A noi ci è andata la dieta mediterranea, portandola addirittura a livello di totem dell'alimentazione. Quella è una dieta spazzatura, alla quale siamo costretti da 12.000 anni, che ha portato il 90% delle malattie che conosciamo.
che ci fa letteralmente marcire. Però serviva allora molto di più, anche oggi serve, serve per due motivi fondamentali. Uno è di tipo socio-economico, nel senso che un chilo di pane costa 2 euro, un chilo di carne costa 20 euro. E tu non puoi dire a una famiglia che ha uno stipendio, anche due, che devono mangiare carne tutti i giorni, perché non se lo possono permettere. Secondo, un'alimentazione che rende fragili, indebolisce e fa ammalare, è, diciamo, è più utile per chi governa. Perché se tu hai a che fare con persone sane, esuberanti e arrabbiate, sono più difficili da controllare. Invece se queste persone, metti caso, uno ha 50 anni, ha già il diabete, non va in piazza a fare le manifestazioni. Anzi, va a bussare alla porta, per favore curatemi. Cioè ci mettono ancora di più in questa situazione di sudditanza. Perché tutto quello che succede non è casuale, è organizzato, ragazzi. Allora, io ho scritto questi tre libri, uso il termine mandria che non sia dispregiativo, perché in fin dei conti di gregge se ne è sempre parlato. Anche Cristo, lasciate che le pecorelle vengano a me, il mio gregge. Tra gregge e mandria obiettivamente non c'è una grossa differenza. Con il saggio Benvenuti all'Inferno ho parlato dell'origine del genere umano, del drammatico cambiamento di 10.000 anni fa con la rivoluzione agricola e con la narrativa destinata a questa mandria, a questo gregge che saremmo noi. Poi, se c'è una mandria, ci saranno dei mandriani. E il libro Ade è dedicato proprio all'origine, alle caratteristiche di questi mandriani. Infine, se c'è una mandria, ci sono i mandriani, ci sarà un padrone della mandria dei mandriani che gestisce e dirige? Ecco, l'ultimo uomo tratta appunto del padrone della mandria. E siccome qui si va in un campo metafisico, spirituale, non ho fatto un saggio, perché non potevo esibire nessuna ricerca scientifica. Potevo parlare delle religioni, potevo parlare dei miti, potevo parlare anche di esperienze di tante persone. Quindi l'ho messo sotto forma di racconto. Per cui uno, se vuole, lo legge e gli dà atto. E se qualcuno dice sono sciocchezze, lo prende e lo butta via. Io non pretendo di imporre a nessuno la mia volontà. Per capire veramente cos'è l'essere umano, noi abbiamo a disposizione oggi non le ricerche scientifiche. Io ci lavoro da 30 anni con le ricerche scientifiche. Il 70% sono taroccate, tutte. Perché la ricerca scientifica vuole finanziamento. Se io finanzio la ricerca, poi voglio dei risultati a mio favore. Se no i soldi non ci metto. Questo è il primo passo. Secondo, poi c'è tutta una politica delle grandi riviste mondiali a livello scientifico che fanno una politica, diciamo, allineata col potere, col sistema e soprattutto pubblicano quegli autori e quelle ricerche che rientrano nella ideologia dominante e che gli fanno fare più vendite, perché c'è tutto un discorso commerciale dietro. Morale della favola, se vuoi dalle ricerche scientifiche estrapolare dati veri, ne devi leggere 10, 20, 30, possibilmente una review, cioè una rivista che hanno fatto degli altri scienziati leggendone 100 e hanno fatto una sorta di sintesi di quello che le ricerche portavano. Poi una sintesi te la fai te, se non fai la sintesi non puoi fare l'analisi, perché se tu hai 1000 dati cosa analizzi? Perdi la testa, no? Da 1000 deve diventare 100, poi diventa 10, poi diventa 5. Lì si comincia a capire un po' la direzione. E quindi mettiamo da parte questo discorso che vi ho fatto, sul quale pure io mi baso con molte precauzioni e con molte cautele, però insomma siamo questi. Secondo me noi abbiamo due discipline oggi che veramente ci dicono cos'è l'essere umano davvero. L'antropologia, studio dell'uomo, ma non l'antropologia attuale cosiddetta etnica, perché è una forma di antropologia questa che ci studia noi in quanto animali addomesticati. È come se io volessi fare una ricerca sul lupo e fare l'indagine sul barboncino da salotto. Cioè il DNA è lo stesso, l'animale è lo stesso, però mi dite voi che differenza c'è, non solo fisica, anche nei comportamenti, in tutto quanto.
E quindi per antropologia valida io accetto quella che è arrivata al massimo fino alla fine del Novecento, quando dei grandissimi uomini hanno passato la vita fra quelle popolazioni, fra quelle culture della terra che ancora esistevano abbastanza incontattate e che vivevano come viveva l'uomo 100.000, 200.000 anni prima allo stato naturale. E così abbiamo una fotografia un po' più esatta. E poi c'è la paleoantropologia che, basandosi sui resti, ciò che ci viene dal passato, diciamo, indagano anche loro, cercano di approfondire tutta una serie di informazioni sull'essere umano. E poi è importante la biologia, perché noi siamo comunque, l'ho detto prima, animali, abbiamo un metabolismo, abbiamo una fisiologia, abbiamo dei comportamenti che derivano da questo nostro essere. Io vi potrei fare mille esempi di atteggiamenti e comportamenti che noi abbiamo oggi che apparentemente non si spiegano, spesso sono condannati, ma hanno le radici nel nostro vero essere.